video. Finalmente vi registro il video dei prodotti finiti di ottobre, un mese che ragazzi è volato completamente. Direi di cominciare subito. Vi mostro prima le tisane che ho terminato. Ho terminato questo di YoGT Zenzero, tè verde e limone, mi è piaciuto moltissimo. Era un po' amaro, sapeva molto di tè verde, però mi piace. Adesso è arrivata la stagione fredda, quindi le tisane vanno come il pane. Oggi c'è freddo barberino e quindi me ne sono bevute tipo tre oggi, mi sono piaciute e non mi hanno dato fastidio allo stomaco. Mi è piaciuta tantissimo anche la tisana a momenti di relax a base di tiglio, melissa, camomilla, malva e rosa del marchio Auchan. Mi è piaciuto tantissimo, 20 bustine e 5 minuti di infusione, mi sono trovata bene. Devo dire che effettivamente dà un senso di benessere, di relax, e favorisce anche la digestione nel mentre vi scalda anche, molto molto buona. Poi ho terminato il mio integratore che utilizzo quando faccio l'attività fisica. Questo è particolarmente potente perché è Polase Sport, prima, durante, al termine dell'attività fisica, con fruttosio, maltodestrine, sale minerali, vitamina C e vitamina E. Molto buono, io lo prendo sempre post attività fisica ed è una bomba, anche se arrivo a casa strisciando, gattonando perché sono stanca, morta. Devo dire che quando lo prendo mi rimetto in carreggiata quasi subito. L'unica cosa che io non apprezzo è che sia molto molto dolce, anche se va diluito in 500 ml si sente comunque che c'è dello zucchero. Per il resto è fantastico, tra l'altro lo prendo da tantissimo tempo, mi sono ricordata solo ora di mostrarvelo, penso da maggio, e ragazzi ho visto anche dei benefici sulla pelle grazie appunto anche alla vitamina C, veramente veramente buono. Poi ho terminato il Blanks Oxygen Power, mi è piaciuto, devo dire che stranamente non mi è andato a dare fastidio alle gengive e ai denti, sbiancante e lucidante, dentifricio non abrasivo, sembra una dicitura di un detersivo, però vabbè, mi è piaciuto, era un pochino pastoso ma devo dire che non mi ha dato fastidio alla bocca. E poi ho terminato due Oral-B Repair. Sapete che ci sono dei mesi che termino tanti dentifrici perché come deodoranti li apro tutti e poi quando li finisco li finisco. Questi mi piacciono tantissimo, vanno bene sia per andare a curare le gengive, andare comunque ad essere delicato sui denti per chi soffre di denti sensibili, della dentina sensibile, in più questo era sbiancante, non mi sono trovata male, anzi sono diversi. Questo è gengive e smalto classico e infatti mi sono trovata molto bene, questo è sbiancante delicato, mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che tutti i dentifrici della Oral-B mi piacciono molto, 75 ml di prodotto. E poi ho terminato il mio primo filo interdentale, penso che mi ha durato 6-7 mesi, questo della Dentask. Io ragazze sapete che sono alle prime armi, quindi parto veramente dai livelli basic di filo interdentale. Devo dire che finalmente sono riuscita a inserirlo nella mia routine dei denti e mi sto trovando bene, non mi ha mai fatto sanguinare le gengive, è molto comodo da utilizzare. Certo inizialmente bisogna un po' imparare ad approcciarsi e andare a pulire molto bene negli spazi infradentali, però è una bella esperienza e mi è piaciuto. Poi io ho terminato Sensitive Mineral Active della Mentadent per i denti sensibili, 300 ml, mi è piaciuto tantissimo, come mi piacciono i dentifrici di questa linea, molto buono, era quasi un gel, forse questo era proprio un gel. Andava bene a pulire la bocca, a disinfettare, a lasciarla a letto fresco, ma in più andava a anestetizzare molto bene le gengive. Io non ho le gengive che sanguinano, ma questo mese forse è il cambio di stagione, un po' sono stata un po' aggressiva nello spazzolare, praticamente mi si era infiammata tutta la gengiva sotto, mi sono anche proprio tagliata, e devo dire che questo mi è piaciuto, non mi è andato assolutamente a bruciare dove avevo il taglietto e comunque mi ha dato una grande mano. Tuttavia mi sono rivolta al medico e mi ha dato una pomatilla specifica. Andrea ha terminato Mentadent Carbone Attivo Colluttore Menta Peperita, ha detto che è buono ma non lo vorrebbe ricomprare perché il suo fedelissimo è Paradonta, che stranamente a questo giro non c'è. Poi io ho terminato due deodoranti, anche in questo caso sapete che ho 800 deodoranti aperti, ho terminato Nidra, Deo Latte Idratante con Proteine del Latte. A me andava benissimo, io non ho un sudore particolarmente acido, quando sudo mi piace solo sentire l'odore del deodorante,
mi è piaciuto, non mi faceva puzzare, non saprei, sapete che quasi tutti i deodoranti su di me funzionano tranne Dove Go Fresh e quelli di Balea che mi fanno puzzare. E infatti eccolo qui, Dove Zero Sale Alluminio Original con protezione dello zinco, con la crema idratante. Questo mi è piaciuto molto, teneva molto bene il sudore per quello che mi serviva, no, aveva una buonissima profumazione, ottimo. Poi abbiamo terminato Gillette Series Sensitive Cool, dico abbiamo perché lo utilizzo sia io che Andrea, lui per ovvie ragioni della barba, io per ovvie ragioni pelure femminile, gambe eccetera. Mi è piaciuto molto, anche questo agiva in un secondo, due, vi andava a preparare la pelle per la rasatura, non mi ha mai dato irritazione, non mi sono mai incarniti i peli, buono. A me la Gillette piace tantissimo. Ora andiamo di bagno schiuma. Allora, ho terminato Felce Azzurra, Cocco e Bambù, Essenza di Vitalità, Bagno Doccia. Questo bidoncino da 650 ml mi è piaciuto molto, era una crema doccia un po' più fluida, buonissima profumazione, fresca, anche se si sentiva il cocco e bambù non era stucchevole, quindi anche se sono in overdose di cocco mi ha fatto comunque piacere adoperarlo. Lavava molto bene, non seccava la pelle, la profumazione ragazzi spariva dopo che uscivate dalla doccia. Finalmente ho terminato anche il bagno doccia Exotic Dream Guava e Fiore di Vaniglia edizione limitata, 500 ml di prodotto. Ragazzi, non mi è piaciuta la profumazione, lo sapete, è molto calda, speziata, quasi maschile. La profumazione non è nelle mie corde, ma come bagno doccia, bagno schiuma, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto anche Tesori d'Oriente Persian Dream, doccia crema con melagrano e tè rosso. Come vi ho già detto anche nel video cosa c'è sotto nella mia doccia e sulla mia vasca, sono buoni questi bagno schiuma, bagno crema, solo se prima vi andate a lavare molto bene con la saponetta, perché è un bagno doccia coccoloso, godurioso, hanno delle profumazioni particolari ma sono troppo delicati e se siete sporchi da una giornata di lavoro questo non vi lava assolutamente. Poi ho terminato Shower Oil di Nivea, questo mi è piaciuto tantissimo, 200 ml di prodotto, è un olio doccia degno di essere chiamato olio doccia. Si trasforma proprio quasi in una pasta cremosa sul corpo, quando sciacquate questo prodotto lascia la pelle morbida, quindi se avete una pelle particolarmente secca, squamata, questo è ottimo come detergente, non va assolutamente a seccare, va a detergere, fa anche un po' di schiuma e soprattutto rispetto a tutti gli altri oli doccia veri, come quelli anche da farmacia, ha una buonissima profumazione, l'ho amato. Terminato anche l'olio doccia nutriente all'avena di Yves Rocher, questo ce l'avevo nelle scorte per il corpo, 200 ml di prodotto per pelle molto secche, un olio doccia banalissimo come quelli da supermercato, sicuramente sceglierei quello di Nivea mille volte se voglio un olio doccia da supermercato e in più costa molto meno rispetto a questo che costa 10 euro a confezione. Poi sempre di Nivea ho terminato Cream Soft 99% di formula biodegradabile, mi è piaciuto molto, 250 ml di prodotto, una crema doccia molto coccolosa, detergeva molto bene ma restava comunque delicato. Buonissima profumazione, anche se mi ha un po' delusa perché mi aspettavo proprio la profumazione di Nivea, molto molto buona. Poi Andrea ha terminato Fresh Kick di Nivea Men, questo gli è piaciuto tantissimo, infatti mi ha detto che quando lo trovo di ricomprarlo, sa proprio di profumazione fresca. Se vi piacciono le profumazioni, ovviamente sia per maschietti che femminucce, secondo me è una profumazione unisex, ci sono solo le preferenze diciamo. A me piace molto come profuma questo bagno schiuma sul suo pH, perché è veramente molto... E poi lui ha terminato anche Palmolive Men Refreshing, gli è piaciuto anche se non gli è piaciuta comunque la colorazione nera, ma non si è lamentato. E poi ha terminato anche questo energizzante con polpelmo, questo gli è piaciuto molto di più decisamente, ma il suo preferito è quello di Pino Silvestre, che ovviamente ho ricomprato. Poi ho terminato i sali da bagno, questi di Natura Verde al muschio bianco, era un chilo e tre, mi sono piaciuti, si scioglievano molto bene, profumavano l'acqua, la morbidivano, la profumazione era bella e persistente, quindi bisognava anche saper dosare bene i sali, altrimenti risultava un po' stucchevole, ma mi sono trovata molto bene. E poi ho finito anche questi dell'Acne Ape con all'interno l'olio di calendula, se non sbaglio, mi sono piaciute anche se la profumazione non sapeva di calendula. Questo erano sali da bagno rilassanti ed defaticanti, infatti sono adatte anche per gli sportivi quando hanno i muscoli affaticati, devo dire che funzionano bene.
Poi ho terminato la mousse doccia all'olio di argan di Dove, questa mi piace tantissimo, a partire dal profumo, dalla texture coccolosa, lascia la pelle morbida. Questa profumazione e quella al cotone e quella al mirtillo mi piacciono tantissimo perché non mi vanno a seccare la pelle. Una goduriosa coccola che io ricomprerò, la mia Mira è andata a farsi benedire. Poi ho terminato detergente intimo antibatterico naturale azione emolliente melagrano e mirtillo nero certificato ICEA di Winnie's Natural 250 ml. Allora, è un prodotto valido che va a purificare, va a detergere molto bene la zona, ma a me continua a pizzicare dopo un'ora dopo averlo utilizzato, quindi non è una sensazione che mi è piaciuta. Ho terminato Sensitive pH 5 delicato complesso prebiotico, nutre la flora intima, rinforza le difese dei cicli, 450 ml di prodotto, molto buono, anche se un po' liquido, detergeva molto bene, lasciava la zona in uno stato di comfort, detersa, deodorata, ma allo stesso tempo aveva anche un effetto leggermente umettante, ottimo. Poi ho terminato questo cleansing gel face hand, vabbè, di Erbolario, l'albero di Giada, effetto seta, non mi è piaciuto come lavava le mani, l'ho smaltito come bagnoschiuma, ma non mi è piaciuto assolutamente neanche con bagnoschiuma, perché non lava? E in più lo diluivo un po' nell'acqua della vasca per profumare l'acqua, ho notato che dentro aveva i brillantini, quindi adesso capisco perché la dicitura dice illuminante. Per me è bocciato, sia per il prezzo, per profumazione, per performance. E poi ho finito Beauty Cream Bar di Dove, la mia saponetta del cuore, io quelle della Dove adoro, e anche questa è buonissima, molto cremosa, lava molto bene, non va a seccare la zona delle ascelle perché la uso lì, ha una buonissima profumazione, estremamente coccolosa, ma come vi dico in tutti i video, si consuma molto molto velocemente. E poi ho terminato SPF 30 Mousse della Sien, una protezione solare senza infiamme, senza lode, era proprio una vera mousse, quindi si stendeva molto molto velocemente, non l'ho testata col sole cocente, era a metà, lo utilizzavo quando andavo a correre sia di estate che a settembre, quando c'era ancora il sole, mettevo ancora i pantaloncini alla sera, comunque alle 5 di pomeriggio, non mi sono scottata, però ecco, non saprei dirvi di più. Procediamo sempre con il corpo, ho terminato lo scrub di Balea, questo all'anguria, mi è piaciuto, devo dire che scrubava anche abbastanza bene, ma non in maniera eccellente, profumazione di anguria dolce farlocca, era particolarmente colorato perché era rosso, ma fortunatamente non mi ha dato nessun fastidio sul corpo, la quantità è poca, il prezzo alto, non lo andrò a ricomprare, volevo comunque togliermi lo sfizio, però non lo ricomprerò. Ho terminato anche il Balea olio peeling per i piedi al sale con olio di avocado spremuto a freddo, anche questo non mi è piaciuto particolarmente perché era una pasta molto molto grassa, i granelli si sentivano veramente poco, non che fossero impercettibili, ma veramente non vedevo nessuna azione levigante, scrabbante sui piedi, però c'è da dire che andava a morbidire, infatti io come lo utilizzavo? Quando stavo in vasca tenevo i piedi in su, facevo un bel impacco e poi dopo sciacquavo, lasciava i piedi leggermente più morbidi, però per quello c'è anche la crema piedi, no? Poi ho terminato questo sapone sfogliante di Tuva Taiga Siberica, non comprerò mai più questi tipi di prodotti, sono 300 ml di prodotto, era una gelatina molto macchinosa, che non aderiva bene sul corpo, aveva una profumazione molto pungente, quasi sgradevole perché è a base di piante, sapone nero, quindi era una sorta di bagnoschiuma in gel esfoliante, troppo macchinoso, sporcava dappertutto, faceva fatica a sciogliersi, non mi è piaciuto, non lo vorrei comprare. Ho terminato anche Talasso Scrub esfoliante della Sien, quando era uscito l'anno scorso ne avevo preso subito due confezioni, l'ho tirato fuori perché non ho trovato nessun altro scrub da utilizzare, avevo bisogno di uno scrub olioso, come vi ho detto anche in quel video precedente, quando l'avevo utilizzato un anno fa, scrubba bene sì, però non mi piace la sua componente oliosa, io preferisco qualcosa di più nutriente, questo scrubba sì, però quando lo sciacquo il corpo sento la pelle che tira e ultimamente sentivo anche un po' di prurito, forse perché io ho una pelle più sensibile a 600 grammi, sicuramente non lo andrò a ricomprare, l'ho utilizzato perché ce l'avevo. Olio corpo, ho terminato questo olio corpo mix, diciamo, di Apis che io ho trovato sul sito Make Up, 300 ml, un olio dice vitalizzante, in realtà un mix di oli, olio di albicocca, olio di girasole, olio di mandorle, all'interno c'è anche l'olio di avocado, ma ragazzi è un olio profumato,
sembra acqua fresca, diluito praticamente, si assorbiva in nanosecondo, non nutrivano, né elasticizzava, non faceva niente. Come non mi è piaciuto anche olio per massaggio rilassante fiori di Bach, questo era un olio bifasico, 200 ml di prodotto, ma ragazze, era talmente bifasico che sembrava acqua fresca, nel senso che capisco che è più utile magari di estate chi non ama gli oli, ma questo proprio non si percepiva la fase oliosa, sembrava di massaggiarsi con l'acqua. E massaggiare poi cosa? L'acqua fresca sul corpo, cioè si assorbiva subito, non dava nessuna soddisfazione, faceva pure freddo perché massaggiarsi l'acqua non è tutta sta gran bellezza. Forse di estate l'avrei apprezzato di più, ma credo di no, perché comunque anche in estate mi piace l'olio unto e bisunto che mi vada a nutrire e elasticizzare, quindi non andrò a ricomprare, costa anche tanto. Poi ho terminato Baby Olio Corpo Certificato IOP di Lupilu, questa è la versione che preferisco rispetto alla nuova che è uscita. Buono, sa leggermente di talco di bambino, questo va a elasticizzare il corpo, non è troppo pesante ma neanche troppo leggero, si assorbe subito, si lascia massaggiare e funziona benissimo e costa anche poco. Poi ho finito anche olio biologico corpo e capelli all'argan effetto seta, ovviamente all'interno non contiene solo l'olio di argan, altrimenti costerebbe una fucilata. Anche questo non mi ha soddisfatto particolarmente, allora profumazione gradevole, anche l'effetto setificante c'era, non lo posso negare, però era un olio molto molto leggero. Da un olio d'argan mi aspettavo qualcosa di più, infatti ne ho finito una caterva di oli perché nessun olio mi soddisfaceva. Buono ma molto molto leggero e io sono troppo esigente con gli oli. Poi ho terminato latte corpo nutriente con olio di argan pieno di peli e mandorla senza coloranti, PEG siliconi di Essentiel, buonissimo. 250 ml di prodotto, sarà pure un latte, però era un latte degno di essere chiamato nutriente perché si assorbiva subito, idratava la pelle, ma andava anche a elasticizzare con questo profumino fantastico. Bastava poco prodotto, ma non perché facesse scia bianca, ma perché funzionava benissimo con poco prodotto. Buonissimo, che andrò a comprare. E poi ho terminato burro corpo idratante, latte mandorla, burro di karité di spuma di champagne. Questo è pazzesco. Per pelle secca e molto secca sono 200 ml di prodotto. Allora, c'è da dire la verità che se avete la pelle molto secca questo non vi fa niente, però se avete una pelle già idratata costantemente, curata costantemente, questa è una coccola, perché era un burro denso, più che burro è una crema densa che si scioglieva a contatto con il corpo, si assorbiva subito, lasciava la pelle profumata, idratata, compatta, setificata, buonissimo. La riutilizzerei altre mille volte da quanto mi è piaciuto, però ecco, se avete la pelle veramente secca non basta, non basta, non basta. Poi i capelli ho terminato, scusate mi tuffo qua perché sembra che ho un sacco di prodotti, ma secondo me oggi sarò molto molto veloce. Ho terminato lo shampoo idratazione quotidiana della Dove, sono 225 ml di prodotto, uno shampoo che non mi è piaciuto particolarmente perché si lava bene, forse sembra anche troppo bene quando vi asciugate i capelli, vi sentite i capelli super puliti, super wow, e il giorno dopo invece cominciano a sporcarsi. Io non ho una cute grassa, anzi io i capelli secchi e la cute secca, tant'è che l'altro giorno sono andata dal mio dermatologo per far vedere un neo, perché lo tengo monitorato, è una macchia che ho sulla schiena, intanto le ho chiesto cosa devo fare per la mia benedetta cute che continua ad avere prurito, e lui mi ha imposto di lavarmi i capelli molto più spesso, almeno nell'arco del mese di novembre, con uno shampoo idratante, perché l'idratazione da uno shampoo non si vede dopo un lavaggio, ma dopo un mese appunto lavarli molto spesso, e quindi per me è una tortura lavare i capelli 3-4 volte a settimana, però vabbè, farò questo sforzo. E questo è per dirvi che questo shampoo invece sgrassava troppo e non puliva, quindi i capelli poi ne risentivano, non lo andrò a ricomprare. Poi ho terminato One Minute Wow trattamento intensivo liscio perfetto della Sunsin con l'olio di argan 180 ml, mi è piaciuto molto, devo dire che questo è l'unico prodotto riusciva a districare i nodi del cambio di stagione, mi è piaciuto, andava bene appunto a districare, ad ammorbidire i capelli, mi lasciava i capelli molto molto docili, che però comunque si annodavano, ma questo è dato dalla stagione, non da lui poverino, non mi andava a pesantire i capelli, aveva una texture abbastanza corposa, bastava poco prodotto e funzionava bene. Non mi è piaciuto assolutamente olio d'argan di mandorle per capelli fragili della Sunsilk, non mi è piaciuto, 200 ml di prodotto, non districava, non faceva niente.
Questo mi ricordo di averlo cominciato in estate e devo dire che in estate funzionava leggermente meglio. Adesso no, proprio acqua fresca, il mio capello lo assorbiva e i nodi erano lì. Poi ho terminato lo shampoo Kerium di Essence Antiforfora della Roche-Posay, mi è piaciuto tantissimo, è uno shampoo esfoliante, nel senso che all'interno ha un complesso di acido salicilico che va a esfoliare la cute per chi soffre sia di dermatite secca sia di dermatite grassa. Io ho quella secca, va a purificare molto bene il cuoio capelluto, tende a sgrassare leggermente, ma funziona benissimo. Infatti questo è uno di quei shampoo che io andrò sempre a ricomprare insieme a quello di Uriage. Calma il prurito, lascia i capelli più puliti più a lungo, anche se non è quello che ricerco io uno shampoo del genere. Su di me va a seccare particolarmente, però devo dire che abbinato a questo prodotto ho risolto la situazione. Infatti ho terminato balsamo e mousse rigenera e protegge, nutrimento ultra leggero. Questa è una mousse, il balsamo e mousse, che va applicato anche sulla cute, quindi questo mi andava a integrare l'idratazione che mi toglieva con lo shampoo. Mi sono trovata da Dio, è super super utile di estate perché aveva ammorbidire i capelli dalla radice alle punte, ve li lascia leggeri, luminosi, utile da portare in vacanza, ottimo. E poi ho fatto la cream gloss senza ammoniaca, trattamento colorante, chocolate dark, oggi. Mi piace molto, molto veloce, non va a pizzicare, copre molto bene, mi piace perché è un prodotto che poi si stempera facilmente, si sciacqua durante i lavaggi, però non vi fa lo stacco della tinta. Buono, buono, buono. E poi lascia i capelli molto puliti. E poi ho terminato anche la maschera di Airbust, questa col cocco e olio di avocado. Questo prodotto non mi è piaciuto, lo sapete benissimo, anche se mi è stato mandato dall'azienda, io non vi faccio problemi a dirvelo perché sui miei capelli non faceva niente, non faceva niente adesso, non faceva niente neanche prima, perché l'ho aperta da un bel po'. Un prodotto che non districa, anche se non è la sua funzione principale, ma non fa neanche altre funzioni che promette. Sembra acqua fresca anche questo. Viso, ma prima vi mostro l'unico profumo che ho terminato, Fleur de Noir della LPDO, questo. Ragazzi, a me i profumi durano veramente anni, questo penso di averlo da 3 anni, per questo non faccio un video sui profumi, un po' perché non so parlare di profumi e due perché ne ho sempre gli stessi. Molto buono, non so che profumo imita, però è buono, persistente. Questo sicuramente aveva dentro la rosa, il gelsomino, buonissimo, l'ho utilizzato estate e inverno e devo dire che funziona in tutte le stagioni e si dimentura tantissimo, ma come tutti gli altri profumi tranne i tesori d'oriente, quello talasso non dura un po' basso. Ho fatto anche la rima. Terminati i dischetti di Cotoneve Aqua Life, buoni, un po' più sottili ma ben bordati, mi sono piaciuti. Cotonet, anche questi mi sono piaciuti, come potete vedere corro a rifare ma sempre torno da loro. Ebelin, questi sono i miei preferiti, belli cicciottosi, non si sfaldano, mi danno proprio la sensazione di coccola. Ho terminato Baby Pediatric Fresh and Clean, profumo a, senza profumo alcol e sapone, mi è piaciuto, lo tengo in postazione al bagno per pulire le cose quando sporco, insomma. Poi procediamo allo struccaggio. Ho terminato acqua micellare 3 in 1 strucca deterge idrata viso, occhi e labbra con estratti di rosa e camomilla di Essentiel, 400 ml di prodotto, struccava molto bene il viso ma gli occhi no, anche se indicata anche per gli occhi sensibili e delicati, bruciava come la peste. Sul viso mi sono trovata, ma non lo andrò a ricomprare perché anche solo venire qua vicino vedevo le stelle. Come mi ha fatto letteralmente pena, acqua micellare bifase, acido ialuronico, viso, occhi e labbra, deterge, strucca, rinfresca, Hyaluronic System della Cleaners, questa ragazza è la peste, mi bruciava gli occhi, mi seccava gli occhi proprio all'interno e mi andava a scorticare la zona contorno occhi, assolutamente pessimo, non potevo assolutamente avvicinarmi nella zona contorno occhi. Io l'ho preso specificatamente per struccare il mascara, l'ho usato sul viso ma pessimo, pessimo, pessimo. Poi come detergente, no, andiamo sempre da struccaggio, scusate sono un po' ballorda oggi qua. Ho terminato Cannabis Attiva Oil Cleanse and Calm della Avon, questo mi è stato regalato, mi è piaciuto molto, un olietto molto leggero che secondo me è adatto più a una pelle grassa e mista piuttosto che secca e normale, perché è un olio secco, strucca molto bene, non mi è andato a bruciare gli occhi, mi andava a pulire molto bene,
la pelle, forse fin troppo, infatti lo alternavo moltissimo perché avevo troppi estratti che mi davano fastidio, troppi estratti purificanti, però mi sono trovata bene dilazionandolo nel tempo, ottimo. Poi ho terminato il burro struccante di Day Mellow, questo mi è stato omaggiato dagli Estyle e l'avevo aperto tipo a marzo o ad aprile e l'ho terminato adesso, quindi non è che sono matta. Mi è piaciuto molto un burro struccante che proprio si scioglieva a contatto con la pelle in un olio, ma non troppo pesante. Infatti questo, quando lo emulsionavo con l'acqua, si trasformava in latte e si esportava tranquillamente. Struccava molto bene il viso e gli occhi, ma c'è da dire che in primavera e un po' in estate, quando l'ho utilizzato, mi trovavo da Dio sugli occhi. Adesso mi andava un po' a bruciare gli occhi, infatti si arrossavano spesso. Sul viso è andato benissimo, estremamente coccoloso, un buon profumino, dura un'eternità perché basta poco prodotto e non è duro come il muro. E quando ne parleremo dell'altro struccante che sto utilizzando, burro, è duro come il muro. Poi ho terminato insieme al mio fidanzato, perché questo è il detergente che stava sotto la doccia, Hydra Vegetal Gel Ultra rinfrescante di Rocher. Sono 390 ml di prodotto. Allora, lui piace tantissimo questo prodotto perché lui ha una pelle normale che però si sporca facilmente, nel senso che lui lavora comunque in un'officina, quindi spesso ha più sporco rispetto a noi donne, e si è trovato bene perché puliva molto bene, anche se anche lui ha notato che andava a tirare la pelle. Ma lui, sapete che gli uomini non fanno tanta attenzione, almeno che non sia l'uomo quello che tende a curarsi di più, ma i ragazzi, così, che già tanto che hanno un detergente, non se ne accorgono. Io lo utilizzavo quando magari mi dovevo risciacquare il viso, dare una sistemata. Mi è piaciuto, però non è adatto al mio tipo di pelle. Sicuramente è adatto per una tipologia di pelle normale mista, per normale secca, no. Ho terminato anche il face wash di Ayumi. Questo era un detergente viso particolarissimo perché era riequilibrante con jojoba, patchouli, bambù e gelsomino, molto profumato, molto speziato, quindi pelle sensibile, attenzione, perché ha dato fastidio anche a me, infatti lo alternavo tantissimo. Ma come detergente è buonissimo, se non fosse per questo profumo, perché dice riequilibrante, idratante, e confermo. Era un gel ma leggermente cremoso, faceva una schiuma leggera, lavava benissimo la pelle, andava a esportare tutto il trucco, il burro detergente, quello che volete. Si poteva utilizzare sia la mattina che alla sera e lasciava la pelle morbidissima, però per il profumo, anche per me, ho dovuto alternare perché altrimenti proprio sentivo la pelle che si irritava, si irrigidiva. Poi andiamo avanti, ho terminato allora il tonico di Coda Living Clean, questo per tutti i tipi di pelle, idratante. Allora, un buon tonico sì, ma c'è di meglio, perché su di me è andato a lisciare molto bene la pelle, come se avesse all'interno dei siliconi, anche se non ce li ha, però non ho trovato nulla di così eccezionale. Da Coda lì mi aspettavo di più. Idratante no, ma neanche disseccante. Un tonico neutro. Ho terminato anche Green Mountain Tea Face Water di Ape Vita. Questa mi ha deluso tantissimo, 100 ml di prodotto. Si propone antiossidante, idratante, rinfrescante, rivitalizzante. Mi sembrava di mettere acqua fresca sul viso, quindi non ve lo consiglio perché costa abbastanza. Ho terminato anche il tonico alle mandorle dolci di Bottega Verde. Questo mi è piaciuto tantissimo. Qua dice illumina e rinfresca, invece su di me andava a lenire tantissimo la pelle e addolcirla, quindi lo ricercavo molto spesso quando avevo la pelle irritata. Mi è piaciuto tantissimo, a partire dal profumo, dalla sua delicatezza. Potrei ricomprarlo perché comunque idratava anche. Ho terminato anche il tonico di Anua con 77% di Autune accordata. Questo è un prodotto che potete trovare su YesStyle, un tonico favoloso, 250 ml di prodotto, molto denso, quasi come una essence, quindi mi è durato mesi e mesi e mesi. Buono, idratante, lenitivo, rimpolpante, andava a levigare la pelle, a lisciarla, le dava proprio un comfort, andava a dissetarla completamente. Buonissimo, buonissimo in estate, buonissimo in autunno, proprio risponde a tutte le esigenze della pelle, stra ottima. Ho terminato anche Hydra Bubble Toner al caviale di limone di Too Cool for School. Questo era un tonico in mousse, piaciutissimo, perché contiene 5 o 6 tipi di acido ialuronico, contiene anche all'interno l'estratto di caviale verde, che di limone, scusate, che è estremamente
costoso come ingrediente, estremamente ricco e potente, ha tantissime potenzialità come effetto antiossidante, effetto illuminante, è ricchissimo di vitamina C, forse è uno dei frutti più ricchi rispetto anche all'arancia e kiwi, andava a illuminare, elasticizzare la pelle, a compattarla. Tonico favoloso, solo che bisogna abituarsi al fatto che è mousse, quindi va leggermente massaggiato, ma anche in estate quando l'ho utilizzato potevo anche fermarmi lì, perché è un tonico che vi dava tutto ciò di cui aveva bisogno la pelle. Poi andiamo avanti sperando di non perderci niente. Ho terminato le ampolle di Vichy, questa è la vitamina C, ne ho parlato recentemente di questo prodotto, molto molto buono, ottimo, è andato a, è un booster diciamo, che va applicato prima del siero, va a schiarire la pelle, a levigarla, a illuminarla tantissimo, i risultati si vedono già dopo la seconda ampolla, molto delicato, io ne utilizzavo un'ampolla alla volta, anche se qua dice di dilazionarlo perché sono 10 ampolle 20 applicazioni. Ragazza, non fatelo perché la vitamina C tende ad ossidarsi subito, quindi quasi 2 ml di ampolla, utilizzatelo una volta, ottimo. L'unica cosa è che aveva una profumazione un po' sgradevole. Poi siero, aiuto, ho terminato il siero di Astra, viso rigenerante, rigenera e illumina con alfa idrossiacidi, non l'ho capito ragazze, non l'ho capito perché su di me non ho visto nessun effetto idratante, lisciante, illuminante, sembrava di mettere acqua fresca. È vero che ogni pelle a sé, e concordo, è vero che a volte bisogna utilizzare 10 boccette per vedere qualche risultato, concordo, ma è vero anche che ci sono dei sieri che danno risultati più immediati anche nel tempo e anche subito. E poi devo dire che forse avendo la pelle fin troppo curata e fin troppo abituata ad altri tipi di prodotti più di qualità, perché sì, è vero che nel low cost possiamo trovare delle chicche, ma capita di rado, questo prodotto per la quantità che ha costa anche troppo, ma non ha fatto assolutamente niente sulla mia pelle, si vede che è talmente messa bene che non ho visto questo effetto schiarente, illuminante, lisciante, boh. Non mi ha convinto neanche il siero concentrato al collagene e vitamine di cera di cupra, come ho amato il siero all'acido ialuronico, questo mi è passato indifferente, tant'è che non ve ne ho neanche parlato, perché era un siero quasi in gel, quindi bastava poco prodotto, e complimenti a questo perché comunque con 2 gocce fate tutto, perché aveva una texture che esplodeva sul viso, quindi tamponarlo si assorbiva subito. Il problema è che non ho visto nessuna azione di un siero all'acido ialuronico, quindi non mi ha aiutato a trattenere l'idratazione. Qua dice che dona tono e elasticità, no, questa cosa non pervenuta, e in più mi è sembrato che non andasse proprio a penetrare nella pelle, non che non si assorbisse, sì, si assorbe, però non va in profondità come fa un siero, mi sembrava un siero con una molecola troppo grande che non faceva tanto, quindi non mi ha convinto, non è un siero cattivo, ma neanche un siero buono, cioè è un prodotto che non ricorderò. Poi ho terminato il Mineral 89 ai probiotici, questo mi è piaciuto tantissimo, un siero che va a riconfortare la pelle, la aiuta a rigenerarsi, sulla mia pelle è andato a idratare, forse perché io avevo proprio bisogno di questo tipo di attivo, avevo proprio bisogno di andare a rigenerare la pelle, a donare un qualcosa in più, l'elasticità, una coccola in più, perché è proprio un siero grazie ai probiotici che va ad aiutare la barriera cutanea a rigenerarsi e allo stesso tempo a proteggersi. Io che ho la pelle che tende a spaccarsi, questo siero mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Poi ho terminato 2 contorno occhi, questo della ROC, con all'interno contiene caffeina, acido ialuronico e retinolo, mi è piaciuto molto, una texture molto molto leggera che si assorbiva subito, andava subito a levigare la pelle e a sgonfiare quasi le borse, andava a defaticare lo sguardo. Sulle linee di espressione non vi saprei dire perché comunque ho 27 anni, io magari le vedo quelle piccole, ma prevenire è meglio che curare, devo dire però che va veramente a levigare. Ottimo prodotto, mi è stato mandato dall'azienda, ma io sicuramente lo ricomprerò perché mi sono trovata bene. L'unica cosa che non condivido è il pack, perché è uno di quei pack tipo in latta che è molto fragile, quindi se per caso si buca e voi siete a metà tubicino, o lo travasate o lo buttate se ve ne accorgete tardi, perché se entra l'aria tutti gli attivi vanno a ad essere intaccati, insomma. Però è un prodotto che mi è piaciuto molto.
Prodotto che non mi è piaciuto per niente è questa acqua thermal, il balsamo per il contorno occhi, anche questo conteneva acido ialuronico e caffeina, a me sembrava un primer contorno occhi, al mattino lo applicavo, era proprio un gel compatto, sembrava silicone sigillante, che voi lo applicavate e sì, vi dava un effetto defaticante, bello, ma la sera quando vi struccavate sentivate subito la pelle che tira, perché è un prodotto che crea una patina, esteticamente vi va ad aiutare, vi va a mimetizzare la stanchezza dello sguardo, però non è un contorno occhi che va a curare, idratare o fare qualcosa, non fa niente. Poi ho terminato lo scrub di Novex per gommage per il viso idratante, pessimo, questo non mi è piaciuto perché qua dice anche idrobiotic al magnesio scrub delicato, su di me sembrava che andasse a scartavetrare la pelle perché aveva pochi granuli pur essendo in crema, ma molto molto pungenti e molto molto aggressivo per quanto mi riguarda, per la mia tipologia di pelle, e in più la crema non era assolutamente confortevole perché facevo fatica a sciacquarlo e sembrava che mi andasse a svolgere un'ulteriore detersione, quindi mi andava continuamente a sgrassare la pelle, no, e costa anche parecchio. Poi ho terminato la protezione viso della Sienna Anti-Age SPF 30, mi sono trovata bene, questa è per pelle non mi ricordo, con acido ialuronico, per una pelle normale e secca, mi sono trovata bene, lo utilizzavo appunto quando vado a correre, anche perché io metto sempre la protezione solare, di giorno metto quella della ROC, pure quella di Vichy, ma quando devo riuscire ad andare a correre la riapplico, buona, nulla da dire, non andrò a ricomprarla. Poi ho terminato questo neutralizzatore dei rossori con i peptidi di SkinCeuticals, mi è piaciuto tantissimo, questo l'avevo preso sotto consiglio del dermatologo quando ho scoperto il principio di rosacea 2 anni fa, mi è piaciuto tantissimo, un prodotto che effettivamente lo reputo curativo, non aveva una profumazione gradevole, però devo dire che bastava poco prodotto, lo applicavo sia mattina che la sera perché non ha all'interno l'SPF, quindi potete utilizzarlo quando e quanto volete. Si assorbiva subito, lasciava la pelle morbida, elastica, compatta, levigata, perché all'interno comunque ha degli attivi anche anti-age che aiutano comunque a migliorare la pelle esteticamente, ma allo stesso tempo ha un complesso che va a neutralizzare il rossore e curare la pelle. Mi è piaciuto molto, costa una fucilata ma dura anche tanto, devo dire che mi sono trovata divinamente, l'ho adorato assolutamente. Ho adorato anche Anti-Aging Moisturizer alla perla nera di Dr. Organic, io amo queste creme nel pottino perché sono favolose, questa era l'unica crema bio che non mi dà assolutamente fastidio sul viso, anche se io comunque per precauzione la vado a alternare. Questo dice anti-rughe, levigante e compattante, vero, ma aggiungo anche lenitivo, riconfortante, elasticizzante, basta poco prodotto, è molto densa ma non burrosa, anche se è molto molto idratante, ma vi lascia una pelle pazzesca. Per gli amanti del bio, se cercate una crema ricca per l'inverno, nutriente, elasticizzante, questa è fantastica, semplicemente fantastica. Poi vedete questa crema, non la comprate, questa è la crema viso idratante per pelle miste normale, l'avevo presa al mare, infatti non ho la scatola, pessima, 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 innanzitutto ha una profumazione troppo forte, ma no, di rosa ma amplificata, poi aveva questa texture in crema gel che era anche piacevole, ma ragazzi non si assorbiva mai, 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 lasciava questa patina e in più pizzicava e bruciava. Assolutamente, non potevo neanche utilizzarla come maschera perché in poso, ragazzi, mi arrossava tantissimo la pelle. Pian pianino l'ho smaltita, ma questa è proprio soldi buttati nel cesso, cioè costa 7 euro ma ne vale neanche un centesimo. Poi ho terminato l'ennesimo campioncino di crema riparatrice di Ducray, questo è il marchio che fa parte di Avène, una specie di Cicaplast, mi è piaciuta molto perché è leggermente più unticcia ma va a rigenerare veramente la pelle. Qua dice 0% di cortisone perché ha gli stessi effetti appunto del cortisone rigenerante, quelle delle creme per il viso, devo dire, volevo dire trattanti, ha lo stesso effetto e quindi per questo c'è la specifica che non contiene il cortisone, molto molto buona, lascia veramente la pelle rigenerata, nutrita, morbida, mi ha salvato anche le mani. Ho terminato anche la Water Cream di Wamisa, questa piccolina, mi è piaciuta molto, penso di comprarla per l'estate, una crema, apparentemente crema,
che poi quando si applica sul viso inizialmente sembra molto pesante, ma poi nano secondo, ragazze, passa questa sensazione, lascia la pelle morbidissima, dissetata, idratata, molto buona, anche se è piccola, mi è dispiaciuto finirla. E poi ho terminato la mia amatissima Lover di Maybelline, buonissima, buonissima, buonissima. Come posso dirvi che è finita, ragazzi? Allora, innanzitutto non si asciuga più, non preleva neanche più prodotto, è una tinta che mi è piaciuta tanto, dura tantissimo, anche se mangio unto, pizza, pesce, qualcosa di bigiunto, non si scioglieva assolutamente, andava via solo, solo con l'acqua micellare, non so com'è possibile. Io sento tutte le ragazze che dicono che per struccarlo bisogna scorticarsi le labbra, ma io mangiando, bevendo non mi va via, ma quando utilizzo l'acqua micellare mi toglie tutto, boh. Mi è piaciuta tanto, anche se devo dire che comunque come tutte le tinte seccano le labbra, questo va detto, però questa tinta ha proprio un effetto levigante sulle labbra, non evidenzia le pellicine, le labbra secche eccetera eccetera, quindi straconsigliata, questa la ricomprerò. E niente ragazzi, io ho terminato, spero di esservi stata utile in qualche modo e di compagnia. Fatemi sapere se avete anche voi terminato tantissimi prodotti. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!